Salve! Con le lezioni precedenti abbiamo appreso le basi della modellazione degli edifici e come gestire e personalizzare i componenti edilizi. Prima di procedere ad affrontare con maggior dettaglio la gestione delle viste e delle proprietà grafiche degli elementi, è opportuno approfondire ulteriormente il componente muro, dando uno sguardo ad una serie di ulteriori funzionalità che sono disponibili nella finestra di modifica della struttura degli strati. Abbiamo già visto come modificare la stratigrafia orizzontale di un muro, ma la finestra di modifica ci fornisce anche alcune funzionalità che ci permettono di controllare lo sviluppo verticale della stratigrafia e di aggiungere scanalature e profili estrusi sulle facce del muro. Buona visione! Apriamo un nuovo progetto con il modello architettonico e andiamo a disegnare un muro scegliendo muro di base. Facciamo qui un muro della lunghezza di 10 metri. Portiamoci la superficie esterna verso il basso e andiamo a visualizzare sul prospetto. Eccolo qui. Modifichiamo ora il profilo del muro per generare un'apertura al suo interno. Facciamo così. Creiamo un'apertura di 1 metro per 1,50 m. Perfetto. Cambiamo la visualizzazione, andiamo risoluzione media e facciamo ombreggiato. Accettiamo ed ecco qui il nostro muro. A volte possiamo avere la necessità di trattare con un materiale diverso da quello impostato nel componente, in questo caso un muro, una parte della sua superficie. Per fare ciò andiamo innanzitutto a dividere la superficie del muro, quindi andiamo sul menu modifica e il comando dividi superficie. Qui andiamo a selezionare la superficie da dividere e entriamo nel menu di disegno. Qui per esempio possiamo scegliere di realizzare un contorno, ecco, una fascia di contorno di 40 cm intorno alla nostra apertura e accettiamo. A questo punto, per modificare il materiale in questa fascia, sempre dal menu modifica, scegliamo il comando dipingi. Ci si apre il browser dei materiali, ci andiamo a scegliere e a selezionare il materiale che desideriamo, in questo caso io prendo intonaco bianco e si va a selezionare la superficie da trattare con questo materiale. Abbiamo fatto ed ecco che abbiamo ottenuto desiderato. I comandi dividi superficie e dipingi possono essere applicati non solo ai muri ma anche ad altri componenti, per esempio sui pavimenti. Ma entriamo ora ad analizzare alcune funzioni specifiche del muro che ci consentono di gestire la stratigrafia del muro anche in verticale. Selezioniamo un muro, andiamo modifica tipo e duplichiamolo per non variare il nostro archivio. Variazioni, aggiungo e faccio ok. Entriamo nella modifica della struttura e vediamo che ci sono alcuni comandi qui sotto, modifica struttura verticale, che non risultano attivi, ma questi diventano attivi nel momento in cui visualizziamo l'anteprima in sezione. Vedete che sono dei comandi che ci permettono appunto di apportare delle variazioni alla stratigrafia del muro lungo la verticale, ma entriamo più nel dettaglio. Cominciamo con il comando dividi regione. Qui in anteprima facciamo un po' uno zoom, chiamiamo il comando dividi regione. Questo, quando ci spostiamo sull'anteprima, si presenta
come un taglierino. Quindi possiamo andare ad inserire un taglio dove desideriamo, ecco, ho tagliato, diciamo, lo strato di muratura più interno. Non vi preoccupate dell'altezza perché la possiamo anche modificare in seguito. Ovviamente il comando resta attivo e potremo generare ulteriori regioni all'interno del muro. Andiamo su Modifica, selezioniamo la linea di taglio appena inserita e andiamo a modificare la sua posizione impostandola ad 1 metro. Dopodiché, se andiamo a selezionare qui la linea di divisione tra i due strati, otteniamo le spessore dei, gli spessori degli strati. Andiamo a modificare il primo e lo riduciamo a 0,20. Vedete che è stato modificato questo spessore ed è stato lasciato più spazio allo strato, diciamo, di isolamento termico. Nel frattempo vi faccio notare che nella stratigrafia orizzontale a questi due spessori, lo strato termico e il laterizio all'interno, lo spessore è stato impostato come variabile. Quando abbiamo realizzato delle regioni all'interno della stratigrafia verticale del muro, possiamo anche andare ad attribuire ad una di queste regioni un materiale diverso da quello che già contiene, previsto dallo strato. Per fare ciò, però, dobbiamo andare ad aggiungere il materiale che ci occorre nella struttura del muro. Quindi adesso faccio clic qui sulla linea 6, faccio inserisci e lascio la stessa funzione struttura 1 e mi vado a selezionare un nuovo materiale, per esempio un calcestruzzo. Non vado a modificare in alcun modo lo spessore perché verrà attribuito in base allo spessore della regione a cui lo assegniamo. Quindi selezioniamo questo materiale, andiamo su Assegna strati e lo andiamo ad attribuire al nostro strato. Ed ecco che abbiamo anche definito una variazione non solo di spessore, ma anche di materiale lungo l'altezza del muro. Vediamo ora il comando scanalature. Questo ci permette di generare appunto delle scanalature utilizzando un profilo all'interno della superficie del muro. Chiamiamo il comando scanalature. Ci si apre la finestra in cui andiamo a selezionare i profili. Per prima cosa facciamo aggiungi e qui possiamo andare a scegliere i profili. Ne abbiamo alcuni, ma noi lasciamo questo di default. Ovviamente, se abbiamo la necessità di caricare a ulteriori profili, usiamo il comando carica profilo. Poi possiamo impostare la distanza a cui si verifica deve essere posizionato appunto questo profilo per realizzare la scanalatura. Da dove si parte per la distanza, per esempio a 2,40 dalla base, l'orientamento perpendicolare sul lato esterno e l'offset, impostando un offset positivo, sposterà la scanalatura verso l'interno, verso il nucleo del muro. Inverti serve per invertire la posizione dell'asse X del profilo. Facciamo applica, facciamo ok, dobbiamo ridurre un po' lo zoom per vedere l'effetto. Eccolo. Andiamo ad accettare. Ci segnala, ecco, qui dobbiamo questa segnalazione sulle priorità funzionali si risolve immediatamente perché basta portare questo strato qui all'interno del nucleo. Facciamo ok. Dunque, ecco, quest'altro errore è dovuto alla divisione della superficie che abbiamo realizzato all'inizio, cioè la scanalatura non deve intersecare la divisione della superficie che abbiamo fatto all'inizio. Quindi annulliamo e andiamo a modificare la scanalatura portandola magari più in alto. Facciamo
2,70 m dovrebbe bastare, facciamo applica, ok, ed ecco che abbiamo risolto. Vediamo la nostra scanalatura. Qui ho inserito una vista di sezione, possiamo andare a vedere, ecco, la nostra sezione, come viene realizzata la scanalatura. Torniamo alla vista, ancora modifica tipo, modifica strutture, e andiamo a vedere adesso il comando estrusione. Il comando estrusione ci permette di applicare un profilo alla superficie del muro. Richiamiamo il comando estrusione, funziona nello stesso modo in cui funzionano le scanalature. Andiamo per esempio a caricare un profilo. Qui stiamo potremmo avere profili del muro. In questo caso vado a prendere un profilo di divisione, no, strutturale, finiture, vorrei trovare un cornicione, copertura, piatto. Cornicione, pannello di metallo, prendiamo questo, facciamo apri, aggiungiamo, selezioniamo il profilo, prendiamo questo, il secondo. Adesso lo facciamo in alto, quindi a distanza zero, ma non dalla base, ma dalla parte superiore. Proviamo ad applicarlo ed ecco il nostro profilo. Facciamo ok, ok. Ok, e andiamo, vediamo applicato il nostro cornicione. Andiamo in sezione e lo vediamo. Beh, si sovrappone alla scanalatura, ma non ci interessa perché è solo un esempio. Passiamo ora a vedere un'ultima cosa. È un'utilità che ci fornisce il comando modifica nello strato dei muri, ma prima di farlo andiamo. Passiamo al piano terra e andiamo a generare una situazione di questo tipo. Allora, realizziamo una parete così. Beh, intanto selezioniamo questa sezione ed eliminiamola. Ok. Poi ci spostiamo sul livello del primo piano. E ci andiamo a generare un pavimento strutturale. Selezioniamo l'opzione interna dei muri. Ecco. Abbiamo generato il solaio, associamo, poi ci spostiamo al piano terra, copriamo questi muri e li andiamo ad incollare al primo piano. Ok. Generiamo ora una sezione qui e andiamo a vedere la situazione che ci ritroviamo. Alziamo il livello di dettaglio. Ecco, ci ritroviamo in questa situazione. Come facciamo a gestire la continuità tra i muri di due piani sovrastanti? Beh, vediamolo. Selezioniamo il muro, andiamo in modifica tipo, apriamo la struttura, nella vista di sezione possiamo ingrandire un po' la parte bassa. Selezioniamo il comando modifica e andiamo a selezionare il bordo. Vedete che c'è un lucchetto. Proviamo ad aprire questo lucchetto. Stessa cosa lo facciamo anche sullo strato finale. Facciamo ok. Ora vedete che in sezione abbiamo queste freccette. Tirandolo giù, ecco che lo possiamo prolungare questi due strati. Ovviamente in modifica possiamo anche unire la geometria e quindi otteniamo la continuità dello strato esterno.